Buon signore, analisi del trailer di Kuma uscito oggi. Ce lo guardiamo intero come sempre, poi facciamo un po' l'analisi un po' più a rallentatore. Tanto ci sono già molte cose interessanti da vedere. Vedete ragazzi, perché in realtà è il vero figlio di Hayashi, seppur non di sangue, è Kuma. Kuma è il vero figlio. Andiamo a guardare un po' le mosse. Vabbè, questo solito UF 3 più 4. Qui ha fatto FCDF 1-1. Non ho capito. No, ora, non ho usato abbastanza Kuma per sapere se da UF3 più 4 può andare, va direttamente nella stanza in cui ha seduto o se può scegliere. Mi sembra che però da UF3 più 4 ora su Tekken 7 abbia forzato la seggiolina. Correggetemi se sbaglio. VS1 2 caricato probabilmente. Potrebbe essere anche una sorta di spezza guardia a muro, ma non lo so. Sicuramente un vantaggio. Questa stringona che lo butta a terra. DB quattro, vediamo che non lancia più in. Non lancia più in normal hit. Va bene, ci sta. Vantaggio probabilmente. VS1 2 caricato ancora. E qui abbiamo la presa dalla Bear Stance. Smasherone ancora punito con Twin Piston, ovvero di F1-2. Va bene. Classic Kuma. F1 più 2, credo 2. Extender. DF1 più 2. Che lascia l'avversario in posizione buona. Fa questo nuovo strano effetto che c'è molto qua su Tekken 8. Tipo anche FF2 di Jack, per dire, no? Che lascia l'avversario a fare un po' di torpedo in aria. Quindi normalmente poi ci entra più roba dopo. E qui vediamo. Questa è. Cos'era? HCF21, una roba del genere. Una roba del genere l'input. Questo BF2, che mi pare abbiamo visto che non è più. Non è più starter in normal hit. Credo sia D3 più 4, una mossa che anche adesso che diventa adesso insomma su Tekken 7, questo Tekken 8 quindi farà Extender B2-1 e vabbè la chiude con 1 più 2 dei Yashi, quindi ci fa vedere che comunque è utile in tante situazioni sia in combo che altro.
Non so i frame, ancora di 1 su 2. Cattivo panda, cattiva. Pagherai per questo. Classic di B2. No, aspetta, era di B2 questo. Ah, di B2 che è rimasto in stance. Non lo so se ce l'ha anche adesso questa transizione di B2 in stance. 1 più 2, quindi dalla bear stance. Qui vediamo, usa il burst per vabbè, per recuperare la juggle. Questo è 1B2-1 degli Ashi. Questo è 1B2-1 degli Ashi. In chiave bear, però è 1B2-1 degli Ashi. Culata. Non mi ricordo l'input, ma tanto. Questo engage è nuovo, non so l'input, punish, e qui abbiamo lo smash, questo perché uno smash è una tartare di salmone proprio. Eccolo qua, qui si va a punire 2-1-2 di panda, quindi, che vi ricordo era su Tekken 7, 1 più 2 degli Ashi è 12 frame, su Tekken 6 era 15 frame. Quindi insomma, vabbè, quella è l'animazione. Quindi, comunque come punish veloce. E qui vabbè abbiamo EVGF, EVGF, EVGF. Tra l'altro notare una cosa su questi EVGF. Comunque è una transizione strana. La rimettiamo al rallentatore. Lascia tanto tanto vicino l'avversario. Guardate anche qua. Qui ha fatto, questa è la VGF, e però ha lasciato molto vicino l'avversario. Questo sì, sicuramente sarà una roba. Probabilmente che farà da hit. Potrebbe essere anche tipo Armor King, che fa il VGF magari da meno 10, insomma, che fa poco. E poi quando avrà Kuma in hit fa una roba tipo le VHF di Armor King, quello col Blue Spark, che anche adesso su Tekken 7. Comunque lascia l'avversario molto vicino. Potrebbe essere una roba simile a quella di Armor King. Che qui il doppio VGF qua non mi sembra che anche proprio in juggle lasci leggermente più vicino. Vabbè, wide running 1 più 2. Vabbè, rimettiamo la velocità normale. Questo credo sia DB1-2 caricato. Quindi vantaggio, penso danno in guardia, rimane in stance, questo è di F1-2, insomma non mi ricordo dalla BS stance, che quindi è hit dash, quindi engager anche. Questo era VS1-2, e questo classic B2-1-2 che ha anche a Tekken 7. Qui allora di F1-2 vediamo... Juggle in CH, gli spara un salmone protonico con la Rage Art. New main, assolutamente. New main. Bom. Chi c'è settimana prossima? Vediamo. Aspettiamo settimana prossima.